pomeriggio. Bentrovati amici ascoltatori, San Cataldese Turris, tredicesima giornata del campionato di calcio di Serie D Girone I. In campo la quarta forza del campionato qui a San Cataldo, reduce dal successo di domenica scorsa che l'ha proiettata in zona playoff. La San Cataldese, vittoriosa con il Rende, gioca la seconda partita consecutiva in casa. Squadra allenata da Rosario Marcenò, quest'oggi in maglia gialla. Sono già pronti per l'assegnazione della metà campo le due squadre con il capitano Totò Di Marco. In attesa del responso dell'arbitro. Formazioni. Turris con Abbagnale in porta. Poi Salvatore, Perinelli, De Rosa, De Gol, Di Girolamo, Barbiero, Danucci, Evacuo, Picci, Somma. In panchina Atteo, Petrone, Schettino, Perfetto, Varriale, Imparato, Ioff, Catania, Gallo. Allenatore Giovanni Baratto. La San Cataldese con Dolenti tra i pali. Poi Cincotta, Pilato, Fragapane, Totò Di Marco, Davide Di Marco, Bruno, Bello, Gonzalez, Mulè, Calafiore. In pratica è lo stesso 11 della scorsa settimana. In panchina Valenti, Chiazzese, Martorana, Terzo, Del Amo, Gennaro, Prezzabile, Alù, Treppiedi. Allenatore Rosario Marcenò. Tifo caldissimo con i tifosi della Turris, squadra di Torre del Greco, Napoli, giunti piuttosto numerosi allo stadio Valentino Mazzola. Si fanno sentire naturalmente anche i sostenitori della San Cataldese con il comando neuropatico al fianco dei propri beniamini. Tra poco il calcio d'inizio di questa partita che si annuncia ricca di spunti. Il rito del sale in campo, come sempre tradizione della San Cataldese, con Totò Di Marco che riceve la bustina dai tifosi e sparge il sale sull'erba sintetica dello stadio. Vedremo chi sarà a battere il calcio d'inizio. C'è Martin Gonzalez sul pallone, quindi comincerà la San Cataldese. Partiti, San Cataldese, Turris. Davide Di Marco. Il lancio viene poi intercettato dai difensori della Turris. Può ripartire l'azione. Attenzione, c'è il numero 9 in azione. Converge, cerca un compagno. Viene però fermato tutto dalla difesa della San Cataldese. Retroguardia Verde Maranto efficiente in questo frangente. Può ripartire adesso l'azione della San Cataldese con Mulè che subisce fallo. Ne esce ottimamente la San Cataldese. Si può sollevare l'azione della San Cataldese. Gonzalez davanti al portiere, fermato da Bagnai in uscita con il pallone filtrante che era stato destinato da Calafiore ancora per il giocatore maglia numero 9. Tutto questo al tredicesimo, sempre 0-0. Attenzione al tiro, il tiro di Picci, la parata non troppo sicura da parte di Dolenti, e c'è il calcio d'angolo per la formazione della Turris. Aveva tentato la conclusione Picci. Parte la traiettoria di Calafiore per Gonzalez, palla per Totò Di Marco che tutto solo, quasi incredulo il capitano, a pochi passi dalla porta, tocca debolmente, la palla termina fuori. Occasione importante per la San Cataldese. Se ne va sulla fascia destra, attenzione Barbiero,
può provare il cross in mezzo, il cross e poi c'è il colpo di testa di Evacuo a pochissimi passi dalla porta, palla fuori. Cincotta, Sombrero, può provare il cross in mezzo. No, occasione fallita per la San Cataldese. Cincotta dopo un ottimo Sombrero se l'ha guadagnato lo spazio per il cross al 40esimo. Può ripartire l'azione della Turris. Attenzione perché manovrano i difensori di Mea Biancorossa, ma presta la San Cataldese con Bello. Non c'è più tempo, finisce la prima frazione, 0-0 tra San Cataldese e Turris. Il gioco riprende in questo istante, San Cataldese Turris 0-0, secondo tempo. Ottimamente il passaggio di Mulè per Calafiore, avanza Calafiore, si dispongono le due punte, prova il destro invece Calafiore, la traiettoria si abbassa troppo tardi e finisce alta sopra la traversa al quinto minuto, 0-0. Riparte la San Cataldese ancora con Calafiore, tenta l'avanzata, palla al piede sulla sinistra per Bruno che è libero, entra in area Bruno, può provare il cross in mezzo e poi viene fermato Gonzales dall'ottimo intervento di Bagnale che in uscita evita guai alla retroguardia della Torres. Buona azione offensiva da parte della San Cataldese. Sulla palla c'è un giocatore di Girolamo che sembra intenzionato a provare col sinistro, 25 metri circa la distanza dalla porta. Parte la conclusione, bellissima l'incrocio dei pali ancora e poi c'è il gol. C'è il gol della Turris. Gol della Turris. Gol della Turris. Ha segnato la Turris. Palla molto lunga, poi prova la conclusione Gonzales, palla fuori, pericolosa la San Cataldese, non ha toccato nessuno, è sempre 1-0. Bruno, fascia destra per Gennaro, tenta di arpinare palla, ancora per Bruno, può provare un cross il giocatore numero 7 per Gonzales, troppo lontano, allora c'è Bello, deve provare il tiro e c'è il palo! Palo di Bello, clamorosa occasione per la San Cataldese, grandissimo tiro di Bruno, di Bello, che aveva letteralmente sorpreso il portiere avversario su cross di Bruno. Grandissima stilettata di Bello che fa tremare il palo, portiere battuto, la San Cataldese è vicinissima al pareggio, quasi alla mezz'ora. Calcio d'angolo battuto, proprio Martorana ha cercato, ancora Martorana, rimette in mezzo, tacco provato da Totò Di Marco, palla fuori. Anche Dolenti, battuta. Gonzales la cicca. E adesso parte il contropiede della Turris, attenzione, porta sguarnita, attenzione, poi c'è il pallone calciato in porta. C'è Treppiedi che la recupera pochi metri prima che la palla oltrepassi la linea. Ultima volta la San Cataldese. Bruno, cross in mezzo, Martorana, anticipato. Rincorre la palla a Gennaro. La spazzano via quelli della Turris. C'è Dolenti, gli va incontro un giocatore della Turris. Dolenti in difficoltà, gli ruba palla, attenzione, porta sguarnita, il pallonetto e c'è il gol. È finita la partita, è finita la partita, il pallonetto, il gol di Varriale, è finita, in pieno recupero Varriale ha segnato il gol del 2-0. Segna per il Turris con il numero 16 Varriale, è finita 2-0. La Turris espugna il Valentino Mazzola. I gol che hanno deciso questo incontro, la Turris
andata a segno con Schettino la prima volta, dopo un calcio di punizione che era andato a infrangersi sopra la sulla traversa, e adesso il raddoppio. È finita la partita, grazie per la cortese attenzione, alla prossima occasione con le partite della San Cataldese.